Poracci, bentornati o benvenuti su Tears of the sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun tipo di esclusività. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena zeppa di rumors, speculazionis e nuovi iscritti. Infatti manchi solo te per raggiungere i 63.675 iscritti. Mi raccomando, non deludermi. Iscriviti al canale e mettiti subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione ci sono tanti links, tutti da cliccare. Fatelo, anzi fallo. Io ho detto tutto, iniziamo! Per quanto mi riguarda, questa settimana è fenomenale per l'Epic Games Store. Abbiamo infatti ben due titoli da aggiungere gratuitamente alla libreria e se siete amanti dei Metroidvania si tratta di un'occasione imperdibile. Ci sono infatti i due Guacamelee, delle vere gemme ad opera di Drinkbox Studio. Avete tempo fino al 22 per recuperarli e poi saranno sostituiti da Idle Champions of the Forgotten Realms e The Hunter, Call of the Wild. Questi due titoli non li ho mai sentiti, ma se devo essere sincero, quel cervo imbruttito in copertina mi mette una certa ansia. È anche il turno di uno dei refresh più corposi di sempre per i tier extra e premium del PlayStation Plus, visto che giugno segna il primo anno di attività di questa nuova versione del servizio in abbonamento. Il tier extra presenta un aggiornamento massiccio. Per quanto mi riguarda, la cosa meno interessante è il titolo posto al centro di tutto, ovvero Far Cry 6, ma quello che è meritevole di essere provato per me è tutto intorno. Inscription, Solstice, Rogue Legacy 2, Shredder's Revenge e questa è solo l'inizio, perché vengono aggiunti anche A Hat in Time, The Wild at Heart e Deus Ex tra i tanti titoli imperdibili. Particolare anche l'offerta del premium, come al solito molto meno corposa rispetto all'extra, però in questo caso abbiamo l'aggiunta di Erk's Adventure, uno dei titoli più ricercati tra i collezionisti PS1. E si tratta di un bel modo di recuperare legalmente una perla altrimenti inaccessibile. E a proposito di collezionismo, vi segnalo che domani mattina alle ore 10 saranno aperti i pre-order della Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2. Se ho capito bene, sarà un'esclusiva del PlayStation Direct, quindi per la prima volta per una Collector's PlayStation sarà possibile effettuare l'acquisto in Italia direttamente dallo store di Sony. L'edizione verrà a costare 250€ e presenterà, oltre a una steelbook, anche una statua di 48 cm raffigurante i due Spider-Man contro Venom. L'unica pecca, per me gigantesca, è che il gioco arriva in edizione digitale, un trend veramente insopportabile. Comunque, se siete interessati, vi consiglio di stare belli pronti domani mattina, perché qualcosa mi dice che le collectors spariranno in un attimo, e ricordatevi di entrare nel gruppo delle offerte poracce per non perdervi altre segnalazioni del genere. Dopo lo scivolone di Atlus, che ha svelato con qualche giorno di anticipo il remake di Persona 3 e Persona 5 Tactica, adesso è il turno di Square Enix, che ha caricato sul suo sito un banner, ora prontamente rimosso, raffigurante il logo di un remake non ancora annunciato, ovvero Star Ocean The Second Story R. Si tratta del secondo titolo della serie Star Ocean, da molti considerato come il migliore della serie, che fu originariamente pubblicato su PlayStation 1 nel lontanissimo 1998. L'operazione non è che coglie proprio di sorpresa il pubblico degli appassionati, perché nel 2018 abbiamo avuto la remaster in HD del remake uscito su PSP del primo capitolo, chiamato First Departure R, ma qui la situazione sembra ancora più confusa. Infatti il sottotitolo Second Story R sembra suggerire che si tratterà di una rivisitazione dell'originale secondo capitolo e non della sua versione PSP chiamata Second Evolution. Tutto chiaro, no? Comunque, per ora il titolo rimane non annunciato ufficialmente, quindi non ci resta che aspettare un annuncio da parte di Square. Ma visto che siamo in tema di titoli non ancora annunciati, a quanto pare il sistema di rating coreano ha da poco registrato un titolo dal nome LEGO 2K Goal. Questo significa che molto probabilmente il prossimo anno la scena dei calcistici virtuali sarà ancora più affollata tra l'erede di FIFA, eFootball e UFL, anche se mi aspetto tutto un altro tipo di gameplay da un brand del genere. La cosa interessante è che di questo titolo se ne parla già da un bel po'. Si pensava sarebbe stato annunciato in concomitanza dei mondiali di calcio dello scorso anno e a quanto pare fa parte di un trittico pubblicato da 2K. Oltre a LEGO Goal e al recente LEGO 2K Drive, ci sarebbe anche un terzo titolo incentrato su un altro sport parecchio popolare. Forse il basket? E chiudiamo questa prima sezione parlando di Ghost Trick. Lo avete visto dal mio video delle
demo che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa avventura grafica che avevo completamente ignorato in era DS. Beh, per tutti quelli che aspettano da anni un potenziale seguito, potrebbe esserci un barlume di speranza. Infatti, sia il creator Shu Takumi che il producer Shingo Izumi, in un'intervista rilasciata a Game Informer, si sono detti aperti a portare avanti il brand. Takumi ha affermato che, sebbene la storia di Sissel sia conclusa, i poteri del gioco aprono a tanti possibili scenari, mentre, cito testualmente le parole di Izumi, spero che il totale degli utenti che giocherà il titolo sarà grande abbastanza da farci prendere in considerazione l'idea di fare un sequel. Insomma, questo lo aggiungo io. Sapete cosa fare. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e si torna a speculare su un possibile Nintendo Direct estivo, e questa volta è tutta colpa di Persona. Di Persona la serie. Un breve riassunto per chi si fosse perso i precedenti episodi. Atlus, due giorni prima dell'Xbox Showcase, ha svelato al mondo intero l'esistenza di Persona 3 Remake, chiamato per l'occasione Reload, e dello spin-off Persona 5 Tactica. La domenica seguente Xbox ha ufficializzato questo leak, pubblicando gli stessi identici trailer che ovviamente riportavano alla fine solo ed esclusivamente il logo di Xbox e del Game Pass. Come accaduto in passato, non si è trattato di una vera e propria esclusiva, ma più che altro di un silenzio da parte di Atlus durato due giorni, finito il quale i titoli sono stati annunciati come addirittura di arrivo su tutte le piattaforme. Ma c'è un problema: se Persona 5 Tactica arriverà anche su Nintendo Switch, Reload non sembra essere previsto per la console ibrida. Una scelta quantomeno sospetta, visto che da un anno a questa parte qualcosa sembra essersi sbloccato dalle parti di Atlus, che sta provando a far conoscere quanto più possibile il brand di Persona. Quindi sembra abbastanza improbabile che il publisher non porti un titolo del genere su una piattaforma diffusissima e strapopolare in Giappone come la Switch. È stato anche ricordato però come l'arrivo di Persona 3, 4 e 5 su Nintendo Switch sia stato confermato solo durante il Partner Mini Showcase di fine giugno 2022. Quindi per tanti questo mancato annuncio di Persona 3 Reload su Switch potrebbe essere l'implicita conferma che un Nintendo Direct, anche di minore entità, sia dietro l'angolo. I rumor puntano tutti sulla prossima settimana. Secondo voi, poracci, ci sarà un Direct a breve? Ma quest'estate i rumor non riguardano solo il futuro videoludico di Nintendo, ma anche i prossimi passi dell'azienda giapponese al cinema. Il film di Super Mario è stato un successo senza precedenti e non è difficile immaginare che Nintendo e Illumination siano già al lavoro su quelle che saranno le prossime apparizioni di Mario e Company in sala. Secondo alcuni rumor, però, provenienti da Daniel Richman, un insider che a quanto pare non è che ci prenda sempre, le due aziende sarebbero intenzionate a espandere notevolmente l'universo cinematografico della grande N. Per Richman, i lavori sarebbero già iniziati per degli adattamenti di The Legend of Zelda, Luigi's Mansion, Donkey Kong e anche ovviamente per il seguito di Super Mario Bros. C'è da dire però che lo stesso Mele Dandri di Illumination ci ha tenuto proprio oggi a smentire i rumor su Zelda, negando l'esistenza di qualsiasi tipo di progetto del genere, anche se sappiamo che in passato Nintendo ha già provato, senza successo, a trasporre le avventure di Link al di fuori del mondo dei videogiochi. Ora, a prescindere dal fatto che questi rumor siano corretti o meno, a voi piacerebbe vedere Illumination impegnata su tutti questi progetti? Mentre per un Super Mario abbiamo visto che lo studio in qualche modo riesce a cavarsela, l'umorismo e lo stile tipico delle commedie di Illumination non so quanto si sposerebbe bene con un The Legend of Zelda. È un attimo far diventare i Korogu i nuovi Minions e non so se il mio cuore reggerebbe botta. Ditemi voi, poracci, cosa ne pensate di questa potenziale collaborazione e soprattutto come vi immaginate un Breath of the Wild al cinema. E chiudiamo tornando a parlare di Sony, perché il compleanno del Plus, oltre a tanti nuovi contenuti, porta con sé anche delle novità. Anzi, più che altro si tratta di promesse, ma da risvolti molto interessanti. Sony ha infatti annunciato sul suo blog che presto gli utenti PlayStation Plus Premium avranno accesso al Gaming in Cloud, che sarà esteso ai giochi PS5 presenti nel catalogo del Plus, ai titoli in prova e anche i giochi in versione digitale acquistati dall'utente. Un bel passo in avanti rispetto a quello che adesso consente di fare il Remote Play da PlayStation 4 o PlayStation 5, che comunque rimane sempre ancorato a una console. E si tratta poi anche di una bella scommessa per il futuro, visto che ad oggi la tecnologia dietro al cloud gaming è ancora acerba e in molte situazioni non consente delle esperienze ottimali.
ma questo progetto sembra avvicinare sempre di più il nuovo Plus di PlayStation al modello Game Pass di Microsoft, proponendo forse anche qualcosina in più. E ora, se ci penso, è anche possibile che il recentemente annunciato Project Q sia stato pensato per sfruttare questa feature in futuro, quindi è probabile che nei progetti a medio e lungo termine di Sony il cloud rivesta una certa importanza. Quindi se il Plus sembra voler rincorrere e raggiungere il Game Pass, c'è ancora un fattore su cui Sony si differenzia di netto dalla concorrenza. In un'intervista rilasciata su GameIndustry.biz, un rappresentante di Sony ha infatti dichiarato che l'azienda non ha nessun interesse nel rendere disponibili al Day One sul Plus le sue grandi produzioni first party, una strategia che continuerà a rimanere tale anche in futuro. Sony ha infatti registrato un grande interesse da parte degli utenti nello scoprire le esclusive anche dopo mesi o anni dal lancio originale, un'operazione che permette di estendere il ciclo vitale di una produzione anche superato l'impatto iniziale sul mercato. Insomma, nonostante la rincorsa al cloud gaming e l'intenzione di affermarsi nel settore dei live service, certe cose per ora sembra non cambieranno mai. Ma ora ditemi voi, a un anno dal suo rilancio, che cosa ne pensate del nuovo PlayStation Plus? Vi piace la direzione che sta prendendo Sony o considerate il Game Pass ancora nettamente superiore? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme dei commenti del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Plus, Michele Pass, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Plus.